Ragazzi, benvenuti in questa strepitosa puntata di Loletta 5 Channel. Allora, ragazzuoli, oggi è esattamente il 27 ottobre del 2018 e finalmente si conclude questa lunghissima rubrica di un anno che si intitola Il mio corso OSA o una roba simile. Ragazzuoli, oggi ho fatto l'esame, sia scritto che orale, e in più mi hanno dato direttamente l'attestato. Questo vuol dire che sono passata, sono riuscita a superare questo primo grande step. Questo scoglio praticamente pazzesco ed enorme. Che cosa ha comportato lo scritto? Allora, erano 20 domande sorteggiate da un mio compagno di classe. Su tre buste ne sceglie una, la B. Queste 20 domande erano impostate a risposta multipla. E comunque sia, anzi, devo dire che sono state abbastanza semplici. Io comunque c'è da dire che avevo studiato dal mese di agosto, e voi tutti lo sapete. Chi mi segue su Instagram o su Facebook lo sa, quindi agosto, settembre, ottobre, insomma, belli 2 mesi, anche prima luglio, insomma, tutta l'estate mi ero messa a studiare, belli 3 mesi dell'estate, per poter passare, però comunque devo dire che per me sono stati semplici perché comunque anche io stesso ho studiato. Se tu certe cose non le sai o comunque non ti mettevi a studiare, state sicuri e certi che ovviamente non lo passavate, no? E poi praticamente l'orale. Ok, sono passata e per passare ci vuole 12 risposte giuste, 12 domande giuste, e io ne ho fatte 16. Anche se è stato il minimo, però va bene così. Calcolate che comunque sono dislessica e quindi avevo dato per scontato che comunque io mi confondevo, eccetera, eccetera, però devo dire di no, perché negli ultimi periodi, nelle ultime settimane, insomma, mi ero esercitata davvero tanto. Mi sono anche scaricata un'app che ve la consiglio, si chiama Just Corso OSO, Corso OS, io già sono molto avanti da un pezzo, che è praticamente un'applicazione che vi consente di fare esercizi, ripasso, prova pratica, libro, ci sono tante cose, e poi c'è anche prova di simulazione, appunto, dell'esame. E questa in realtà è un'applicazione che serve per passare i concorsi, in realtà OS. Ovviamente, quando voi fate le domande, ad esempio in un ospedale, allora fate la domandina, insomma, eccetera. E avevo ripassato. Andiamo dunque all'orale. Mi alzo io, ero la sesta, ci sono da volontaria. Possono essere di diverse cose, l'orale o a gruppo o a singolo. In questo caso siamo stati singoli. La presidente che veniva appunto da Palermo, erano tre, la presidente e 2 mie professoresse, una di igiene e metodologie, ovviamente tecniche assistenziali, che questa è la base, ci deve essere sempre, e l'altra appunto era l'ingegnere che ci ha fatto una materia di diritto di vari decreti legislativi appunto dei lavoratori, che è esattamente 81 del 2008. Ripasso. Allora, in realtà la presidentessa, come a tutti, ha detto in realtà che cosa avevamo fatto noi durante il tirocinio. Ricordavate quei 3 mesi famosi all'ospedale? Ecco, benissimo, l'ho raccontato, quindi ho detto bene o male, io sono stata in geriatria, che cosa ho visto, cosa non ho visto, e tutta una serie di cose. Una serie di cose. E quindi lei davvero si è trovata molto bene con me, abbiamo parlato con di tutto e di più. Ha visto comunque perché io sono partita dal presupposto che sono sensibile, quindi comunque gli ho detto che questo lavoro per me non è un lavoro, ragazzi, ma è una missione, perché non è come fare il commesso del supermercato o il giardiniere o il muratore senza togliere niente a questi favolosi lavori, ovviamente senza le quali noi non potremmo né costruire case, né avere un tetto sopra la testa, mangiare pane e andare al supermercato, però non è questo. Questi lavori, bene o male, li possono fare tutti, a parte ovviamente sempre la passione, ma il lavoro sanitario in particolar modo non è un lavoro proprio per tutti tutti, perché ha a che fare con rischio biologico, malattie, cioè cose a livello sia visive pesanti da guardare, sia a livello uditivo che tutta una serie di cose. Non ci fate caso, questo vabbè. Che sono sotto che fanno cose e quindi lasciamo perdere. Però, comunque, non ci sono fantasmi, ecco, questo volevo dire.
Sì, torniamo a noi, or dunque. Quella di Gene, invece, cosa ha fatto? Mi ha chiesto una domanda un pochettino particolare, riguardante delle cose a livello appunto igienico, in generale dell'igiene, eccetera. Mentre l'ingegnere mi ha chiesto il video del minimalista, quindi comunque domande che bene o male erano nel programma. Arrivo a 98 punti all'orale, per 2 punti a 100, sto coso in realtà mi è rimasto in pizzo qua. Che senso ha dai miei 98? Non dovevo andare a dei miei 100, però va bene così. E quindi per un totale 98 più 16, ora la mia matematica non è un'opinione, però insomma fa un bel po' di punti. E questo è stato il mio punteggio finale. Abbiamo aspettato un sacco, perché in realtà eravamo lì dalle 8 e mezza e siamo usciti alle 2 e mezza, perché giustamente la parte burocratica era un pochino lunghina. Però alla fine ce l'ho fatta, avete visto le foto ovunque, comunque la mia grande dedica lunghissima che ho pubblicato. Per me questo è un grande passo importante, perché questo in realtà è stato, diciamo, un allenamento. Tu dici, io ho un anno, dici, un allenamento, sì. Sì. Per me è stato un vero e proprio allenamento, cioè una specie di esperimento, sia a livello di rimettermi a studiare di nuovo e ho cose veramente pesanti, perché parliamo anche di medicina e farmacologia, e soprattutto mi sono messa in gioco a livello di un nuovo ambito, cioè come se io ho lavorato per 3 mesi facendo l'OSA, e quindi ho visto tutto ciò che ha a che fare con questo mondo. Non solo, ho avuto anche l'esperienza della casa di riposo e l'ospedale, quindi due grandiose esperienze sempre con gli anziani, quindi l'OSA in particolar modo mi ha catapultato nel mondo dell'anziano, che comunque in generale è quello che fa, perché ovviamente l'OSA, lavorando nel privato, è lì, bene o male, puoi lavorare con gli anziani, scuole, famiglia, siamo sempre lì. L'OS, finalmente ho tolto questo grande vattene via, il mio sogno non era diventare OSA, ma è diventare OS, quindi in realtà l'OSA è stato il mio trampolino, insomma, di un salto pazzesco che ho fatto, finalmente l'ho superato. Questo era il mio più grande scoglio, mi importava, ma mi porta fino a un certo punto. Adesso mi devo concentrare veramente, perché la vera salita e la vera stanchezza inizierà già da ora. Però io sono convinta che, togliendomi questo, che è stato un anno pazzesco, il prossimo, praticamente l'OS, dura in realtà un 5 mesi, compreso di esame e tutto, quindi io spero che entro maggio, giugno, massimo, del 2019 dovrei già aver fatto l'esame e tutto, e ovviamente finito, e quindi inizierò una nuova rubrica quando inizierà il corso OS, perché ovviamente ci saranno sempre 2 mesetti, insomma, di teoria e 2 mesi di pratica. 2, massimo metti 3, ma non ha niente a che vedere con 5 mesi, 6 mesi di teoria comunque che noi abbiamo fatto, ok? Quindi, per chi è interessato nel mondo del lavoro, comunque chi vuole fare l'OSA, ecco, e ha ancora dei dubbi, delle cose, sta aspettando che inizi, o magari è iniziato da poco e ha dei dubbi su certe materie, su come si fa i test, su come si approccia le materie, oppure in generale più in là quando faranno il tirocinio, ragazzi, chiunque mi potete contattare. Se tu stai facendo l'OSA, se è da poco che stai facendo l'OSA, sei un pochettino confuso, turbato, non sai ancora niente a che fare con questa figura, vuoi iscrivermi, io sono adesso un OSA. Sono un OSA, ufficialmente OSA, infatti sarà il titolo, penso, anche di questo video. Che questa appunto è l'ultima puntata che ha a che vedere con questo corso. Ovviamente, per chi si è persa tutte le puntate precedenti, andate a cliccare video, vi comparirà direttamente riassunto, corso, coso, cioè c'è scritto comunque, ragazzi. E ho fatto almeno 12 puntate, tutto lungo, compreso questo corso OSA. Ovviamente il corso OSA, come livello di puntate qui su YouTube, questa rubrica durerà davvero molto di meno, quindi io penso massimo farò anche in 5 puntate, perché alla fine calcolate che bene o male siamo lì. Adesso io so già come la scuola, chi sono e chi non sono, i compagni miei nuovi e vecchi, che cosa faremo, che materie faremo. Ora, lunedì andrò di nuovo a scuola per finalmente ufficializzare la cosa, quindi parleremo col direttore, dell'iscrizione, eccetera, perché già siamo a fine ottobre e alcuni hanno già iniziato. Noi siamo stati semplicemente una settimana più o meno, qualche 2 giorni indietro, perché abbiamo dovuto fare l'esame, quindi giustamente stavano aspettando a noi. Bene ragazzi, questo lunghissimo video, ma conciso, finisce qui. Spero veramente che vi siano piaciuta questa rubrica. Io vi ringrazio infinitamente per tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto lungo questo percorso, tutti gli amici che sono spariti, tutti gli amici che sono rimasti,
coloro che verranno in futuro e che guarderanno questo video. Questo ovviamente è la location, non è il mio monolocale, ancora non ho comprato niente, ragazzi. Sono l'attestato, ma ancora sono povera. Questa è solo la stanza dei miei. E ogni tanto cambio location, insomma, lo sapete. E nulla, piccola chicca, io sto lavorando già a un mese in realtà che lavoro di mattina e mi occupo di assistenza domiciliare. Adesso sono in maniera ufficiale, giustamente, ed è un lavoro che mi permette di fare part time, quindi io faccio appunto studio e lavoro, lavoro e studio. Ora inizia veramente il pezzo forte della cosa. Alzarmi comunque presto la mattina, andare lì, lavorare, uscire alle ore di pranzo, mangiare, tornare, andare a scuola e stare lì fino alle 8 di sera, saranno 12 ore che io sarò completamente buttata fuori di casa. Però ripeto, saranno per 4-5 mesi, il corso non durerà molto, dopodiché si continua o fa continuo con questo lavoro, comunque appena ho anche l'altro attestato, insomma, inizio a cercare veramente altro. Dove può lavorare l'OSA? L'OSA può lavorare nelle cliniche, nelle RSA, nelle case famiglie, case di riposo, tutto ciò che fa in generale col privato e anche nelle case delle persone privatamente. Cosa può fare l'OS? Ospedale, quindi ciò che fa con il pubblico. Oppure anche l'ASL, o si chiama anche USP. Quindi OSA privato, OS pubblico. Qual è la differenza? L'OS avrete i vostri contributi, avrete la vostra bella pensioncina se lavorerete comunque in un ospedale, avrete sicuramente il vostro bello contratto a tempo indeterminato che ormai è così impossibile da vedere. E questo, quindi, ha a che fare, diciamo, con qualcosa di molto più sicuro, perché mentre il privato, bene o male, può fallire, può chiudere o tipo mandare a cagare, tipo licenziare. Anche attenzione, il pubblico lo può fare, però è diverso perché comunque deve sempre aspettare i tempi, c'è sempre qualcosa a livello di un po' di in più burocratico da sbrigare e quindi già viene un pochettino difficile anche per loro stessi. Vabbè, insomma, ragazzi, poi ne parleremo successivamente, ripeto, perché bella sta luce, sta qualità. Vi ringrazio infinitamente, ripeto, per tutti coloro che hanno seguito questa strepitosa serie. E ci vediamo con la nuova stagione di ottobre 2018 / novembre 2018 col corso OS e quindi inizierà la prima puntata di questa stagione che penso che uscirà all'incirca in realtà verso inizio dicembre, un pochettino un po' più là ragazzi perché è il tempo che mi inizia il corso, il tempo che io entro diciamo nelle abitudini delle cose. E vi aggiornerò, certo, vi aggiornerò come sempre perché questo è un canale di aggiornamenti di Lometta. Non fate caso alla mia secchezza, sono dimagrita, ho perso 2 kg perché per vari miei problemi familiari e che ovviamente ormai sapete e ovviamente perché comunque sono sempre fuori, lavoro, studio, faccio e quindi in realtà non ho e poi ovviamente esco con gli amici, con la mia vita sociale, insomma tante avventure, tante cose che mi hanno fatto dimagrire, diciamo un po' lo stress, ecco, però alla fine io mangio tranquillamente, mangio anzi di tutto e di più adesso che sono dimagrita. Sto sempre ovviamente attenta e quindi niente ragazzi, siete gentili, amate tanto, non fate niente che io non farei e vi lascio con la perla della presidentessa che mi fa. Si vede che tu sei gentile, che sei portata e soprattutto comunque basterebbe, no, si è detto, basterebbe un po' di gentilezza in questo mondo e il mondo sarebbe migliore. E io gli ho detto, non potrei mai essere più d'accordo, veramente. Anche io penso così, ragazzi, basterebbe davvero un minimo per essere comunque gentili, garbati e rispettosi nei confronti dell'altra persona, che non ci sarebbero né litigi né niente di niente. Ma purtroppo alcune persone sono stupide e tali rimarranno. Un bacione del cuore, non arrendetevi mai, credete sempre ai vostri sogni e come ho fatto nei video precedenti, non credete assolutamente a tutti quelli che sono negativi nei vostri confronti e dicono che non c'è lavoro, dicono che non esiste il bene, che tutto fa schifo, che tutto è sono persone loro molto negative e in realtà specchiano, vi sputtano tutte cose praticamente a voi, perché in realtà ricordatevi sempre un'altra cosina, che tutte le cose brutte che le persone dicono a voi, in realtà lo stanno dicendo a loro stessi. Perché
perché esce dalla loro bocca e quindi in realtà è un loro pensiero e non è la realtà dei fatti. Un bacione dalla vostra lettera.